Cari amici, buongiorno da Francesco Alberoni. Parlami d'amore, Michel. Sono io, Francesco Alberoni. E il magazine del Corriere della Sera del 29 maggio 2008 vede un grande servizio in cui io e Michel Hunzinger parliamo di amore. Perché io sono il grande studioso del fenomeno dell'amore. Descrivo l'innamoramento e l'amore in parallelo ai fenomeni del movimento e delle istituzioni. Ecco, vedete, il magazine lo potete trovare, non c'è bisogno che lo compriate, In qualsiasi bar voi trovate La Repubblica con il venerdì. E trovate pure il Corriere della Sera con magazine, lo trovate dal barbiere, in un bar, nello studio del medico, un po' dappertutto. Lo sfogliate e vi divertite. L'amore. Io sono lo studioso dei valori, il garante, l'ultima colonna dei valori tradizionali. Forse soltanto Claudio Magris in Italia ci è rimasto assieme a me, custode dei valori. Cosa c'è? Scusate, c'è un'interferenza, è la mia coscienza, scusatemi, mi sta dicendo che i valori sono storici, cioè cambiano sempre. Ma andiamo, coscienza, andiamo. E Penelope, siamo ai tempi della guerra di Troia, Penelope ha aspettato suo marito Ulisse, mi pare per una ventina d'anni, Penelope. Andiamo alla coscienza, andiamo, tiriamo in ballo la coscienza adesso. L'amore è una cosa reale. L'amore è quella forza misteriosa e universale che porta gli uomini e le donne ad unirsi pronunciando la famosa frase sin che morte non ci separi. Cosa c'è? Sempre la voce della coscienza. Mi sta dicendo che la formula è sbagliata. Cioè, quando l'hanno scritta nel passato, si sono sbagliati di una consonante. Perché invece era scritto originariamente saremo uniti sin che morte non ci separi. Effettivamente c'è stato uno scriba che ha copiato male, perché la formula originaria era saremo uniti sin che sorte non ci separi. Sorte. Vabbè, ma morte è meglio, perché dà più il senso del legame ferreo. Il legame deve essere ferreo. E insomma, io porto avanti i valori. Guardate, io vi devo dire una cosa, non mi stancherò mai a parlarvi delle dolcezze dell'amore, io le ho conosciute, perché se uno non le conosce non le può descrivere. Io ai matrimoni, ve lo dico chiaramente, ce ne ho avuti due, il primo non mi è andato bene, e il secondo va meglio, sarà perché ho piazzato la mia rosetta, l'ho piazzata come docente universitario allo IULM, Istituto Universitario Lingue Moderne di Milano. L'ho piazzata lì perché allora, se non ricordo male, ero il rettore magnifico dello IULM. Poi di quella vicenda che mi è costata cara, perché i professori si sono ribellati, e ne hanno parlato tutti i giornali, e purtroppo ne ha parlato pure il Corriere della Sera, di cui sono collaboratore del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera non doveva pubblicizzare quell'evento. Insomma, sono stato un po' sputtanato. Quindi io lo conosco l'amore dal di dentro, perché l'ho vissuto. Non accetto la situazione attuale, il 50-60% dei matrimoni che finiscono, gli altri che vivacchiano. Ma non accetto, ci vuole un'educazione all'amore. E appunto riporto l'esempio della... Ma c'è la grande amore, per esempio, appunto Penelope, l'amore fedele, una donna che tesse la tela per 20 anni, circondata dai proci, lei niente,
capito? Niente, assolutamente nulla. Ulisse è andato in giro per il mondo, ha fatto tutti i suoi comodi con tutte le donne che gli sono piaciute, invece lei no. Una volta sì che c'erano i valori, una volta, per esempio, nel mondo musulmano mica si sfasciano i matrimoni nel mondo musulmano. Lì c'erano i valori tradizionali, cioè, il burka, c'era la lapidazione. Quelli sì che sono valori, con la V maiuscola, ma anche 40, 50, 60 anni fa le cose andavano bene in Italia. Cosa mi dici? Scusatemi, sempre la voce della coscienza. Mi dice che sino al 1946 le donne in Italia non votavano. Ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire che sino al 1946 le donne in Italia non votavano? È perché c'era una società che coltivava i valori, allora sì che le famiglie erano unite. Beh, guardate, io adesso voglio finire, però vi faccio notare che la bellezza di questa intervista, perché poi noi siamo democratici, noi è, dopo che io e la Michelle, dopo che io e la Michelle, vedi, parlami d'amore Michelle, dopo che io e la Michelle abbiamo fatto la nostra bella chiacchierata sull'amore, poi abbiamo fatto le interviste, democratiche interviste, tutti gli intervistati con tanto di fotografia del viso del tondo, sono tutte campionessa di Fioretto, pianista jazz, scrittrice, professore a Cambridge, attrice, street artist, imprenditrice, scrittrice, giornalista, ricercatore, artista, tutta gente importante abbiamo. E che ci mettiamo noi a intervistare, che so, lo scupino comunale o il volgarissimo camionista o il camionista o che ti posso dire, che so, il minatore o l'operaio della Fiat? Ma ti pare che noi quando parliamo dell'amore andiamo a intervistare appunto il metalmeccanico? Ma andiamo su, noi abbiamo intervistato tutto il fiore, come dice? Ah, la voce della coscienza mi continua a rompere le scatole, mi dice che questa si chiama autoreferenzialità. Ma chi è che l'ha inventata sta parola qua, autoreferenzialità? Ma sentite, io voglio terminare con le parole che si leggono qua nell'Eneide, cosa dice dell'amore Virgilio? Inesorabile amore, a che non costringi l'anima umana. L'amore viene prima di tutti, ricordatevi la formula, uniti finché morte non ci separi, non sorte, finché morte non ci separi. Cari, Francesco Alberoni vi saluta, buongiorno a tutti voi.